Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a parlare di frequenza, nello specifico vedremo l'alta frequenza dell'allenamento versus contro la bassa frequenza dell'allenamento. Ora, ho già parlato in tanti altri video di frequenza dell'allenamento in generale, cercando di distinguere la frequenza specifica rispetto a quella sistemica e spiegando quali sono concetti alla base per l'impostazione della sequenza, però in un certo senso ripetita iuvant, e vorrei trattare questo argomento in maniera specifica sotto un'altra prospettiva, un altro punto di vista, ossia questa comparazione tra un allenamento ad alta frequenza e a bassa frequenza. Ora, innanzitutto, cosa intendiamo per alta frequenza dell'allenamento e bassa frequenza? Normalmente, quando si parla di bassa frequenza, si parla della classica monofrequenza, quella che normalmente viene denominata la bro split. Difatti, il concetto di mono multifrequenza non è tanto utilizzato nel bodybuilding all'estero, anglosassone, americano, cioè mono e multifrequenza non si parla, si parla proprio per l'appunto di alta frequenza dell'allenamento o bro split. Bro split, ossia imposto uno splittaggio che normalmente è settimanale, in cui ogni giorno mi dedico a un distretto e ogni settimana tocco l'altro distretto. Quindi sostanzialmente lo stesso distretto vado a toccarlo una volta a settimana, la nostra monofrequenza. Tutto quello che è superiore a questo, che punta ad un aumento della frequenza, è considerato allenamento ad alta frequenza. Abbiamo diversi esempi di allenamenti con frequenze maggiori, dal DC training al fortitude training, eccetera. Sono tutte metodologie di allenamento, e ne parlerò nel mio secondo volume del libro che sto scrivendo in questo momento, che puntano proprio sulla frequenza di allenamento. Cerchiamo quindi di capire qual è il metodo superiore, e vi do uno spoiler sin dall'inizio: normalmente il metodo migliore è un'alta frequenza di allenamento, quindi una frequenza più alta possibile. Cerchiamo di capire. Innanzitutto, sono state fatte diverse ricerche, e questo tipo di ricerche in realtà può darci un input, può essere interessante. Diversi studi sono stati fatti sulla frequenza, sono molto interessanti perché allo stesso soggetto veniva fatto utilizzare un protocollo a parità di volume in cui si allenava un arto con una frequenza bassa e un altro arto con una frequenza più alta, e quello che si è visto è che determinati soggetti rispondevano meglio a basse frequenze di allenamento, altri soggetti rispondevano meglio ad alte frequenze di allenamento. Quindi sostanzialmente, sulla base di questi studi, quello che potremmo dire è che normalmente è soggettivo se si risponde meglio a una bassa o un'alta frequenza di allenamento. Questa è un po' l'evidenza, però in realtà le discriminanti stanno nel come questo soggetto va ad eseguire questo tipo di allenamento, in particolare cosa richiede da un punto di vista di recupero questo allenamento specifico che vado ad eseguire. Ossia, se io vado ad eseguire un allenamento che mi chiede tanto tempo di recupero, perché magari riesco a esprimere tanto effort, il volume è elevato, eccetera, allora logicamente una frequenza minore in questo caso, quindi a riallenare il distretto dopo 7 giorni, quindi dargli tempo di recuperare, mi permette di progredire nel tempo e di migliorare. Ma se io lo stesso allenamento lo faccio con un volume ridotto, allora automaticamente una frequenza più frequente, per l'appunto, quindi riallenare il distretto prima, mi dà un vantaggio perché il distretto recupererà in meno tempo, una volta che ha recuperato lo potrò riallenare, quindi avrò un vantaggio. Per cui la domanda non è tanto paragonare determinate tipologie di allenamento alta e bassa frequenza, ma piuttosto chiedersi: se io vado a prendere un allenamento e invece di somministrarlo una volta semplicemente a settimana, lo vado a dividere in due volte, ok? Quindi imposto due allenamenti che sono sostanzialmente più piccoli, più brevi, allo stesso modo intensi, perché sappiamo che l'intensità è la base, ma li vado a rendere più brevi e li vado a fare magari due volte a settimana, ogni 4 giorni, eccetera, ho effettivamente un miglioramento? Ebbene, è stato visto che il miglioramento c'è. Tutti gli atleti che sono passati ad allenarsi con una frequenza maggiore, e questa è una testimonianza, se vogliamo, anche empirica, da tutti gli atleti in generale, che ultimamente anche a livello professionistico hanno sposato questo approccio, ecco, non sono più tornati indietro, hanno visto che c'è un chiaro vantaggio nell'aumentare la frequenza di allenamento. Per cui teoricamente più frequentemente meglio è, a parità logicamente di intensità che noi riusciamo a creare. Quindi questa è un po' la discriminante: non dovete cercare di allenarvi più frequentemente, quindi ridurre l'intensità dell'allenamento, allenarvi di meno, eccetera, per potervi allenare più frequentemente, quanto piuttosto dovete cercare di massimizzare lo stimolo muscolare in quanto meno volume possibile, quindi completare un giusto stimolo muscolare, quindi avere comunque una buona mole di volume di allenamento, però cercare di non disperdere energia. In questo modo il recupero è più veloce e possiamo allenare il distretto più frequentemente. Sostanzialmente, a parità di stimolo, il distretto muscolare recupererà in meno tempo e quindi avrò più frequenti stimulus point nell'arco di un tempo, e quindi il distretto muscolare crescerà di più. E di nuovo, negli altri video ho trattato a fondo questo argomento. Quindi effettivamente c'è un vantaggio dell'alta frequenza di allenamento rispetto a una bassa frequenza di allenamento. Ora però,
all'atto pratico, che cosa ci vuol dire questo? Cioè, come dobbiamo comportarci? Allora, innanzitutto il mio consiglio è quello di, se siamo neofiti o intermedi, cercare di avere un'alta frequenza per tutto il corpo. Quindi da qui il mio consiglio di splittaggi un po' più accorpati, quindi per il neofita iniziare da una full body, poi un upper lower, quindi alleno tutto il corpo 3 volte a settimana, full body, 3 sessioni logicamente differenti, un upper lower lo alleno 2 volte a settimana, quindi upper lower, di nuovo sessioni differenti tra di loro. Per l'intermedio passare eventualmente a una push pull legs e quindi fare uno splittaggio della serie 3 on e 1 off, quindi push pull legs, riposo, eccetera, eccetera, di nuovo con 2 rotazioni, quindi sessioni che sono differenti, e questo può permetterci sostanzialmente di allenare gli stessi distretti muscolari ogni 4 giorni, per esempio. E abbiamo un aspetto e un approccio che è abbastanza uniforme per tutti i distretti. Perché questo è importante? Perché siamo ancora agli inizi, quindi noi vogliamo far sviluppare il corpo e prendere in generale quanta più ipertrofia, quanta più massa possibile, accettando di avere determinati distretti che cresceranno di più, perché sono geneticamente più predisposti, e altri distretti che cresceranno di meno. Ma è importante all'inizio come base avere una buona ipertrofia, prendere delle buone masse in generale per un corpo che da un punto di vista ipertrofico sistemico in questo caso sia sviluppato. Ora a questo punto, quando iniziamo a diventare da intermedi ad avanzati, magari iniziamo a gareggiare, iniziamo ad avere un fisico che non è più tanto armonico perché alcuni distretti iniziano a crescere veramente tanto, allora dobbiamo iniziare a fare quelle che sono le cosiddette specializzazioni. E qua questo concetto di monofrequenza, multifrequenza o alta e bassa frequenza dell'allenamento è molto interessante e viene in nostro aiuto. Perché questo? Perché possiamo giocare sulla frequenza dell'allenamento per andare a sovrasviluppare, sovrastimolare i distretti che stanno un po' più indietro, mentre lasciare così come sono i distretti che stanno un po' più avanti, che anche con il minimo stimolo riusciranno a spiccare, riusciranno a migliorare molto. Ossia, se vedete delle gambe che rispondono veramente tanto tanto bene alla stimolazione muscolare, anche allenandole in monofrequenza, queste continueranno a crescere. Flex Lewis ha fatto un periodo in cui non ha proprio toccato le gambe, proprio per cercare di far recuperare l'upper, perché rispondevano veramente troppo all'allenamento, quindi non c'era bisogno di stimolarle oltre un tot. Io stesso, per esempio, con Simone Gianoglio, il nostro atleta, lo avete visto più volte su Instagram, lui ha dei quadricipiti che stanno veramente esplodendo, quindi stiamo diminuendo gradualmente la frequenza e adesso li stiamo toccando a malapena una volta ogni 8 giorni, ma veramente si tratta di un paio di serie di hack squat e basta. Stiamo spingendo tanto sul gluteo femorale e ovviamente sull'upper body. Perché questo? Perché con il minimo stimolo rispondono molto bene, quindi anche se li depotenzio, ossia questi mi recuperano e per un po' dopo che hanno recuperato io comunque non li alleno, comunque saranno geneticamente più avanti e più portati. Quindi da qua viene il concetto che per un fisico armonioso, per un fisico proporzionato, serve un allenamento sproporzionato. Quindi dobbiamo partire dal sacrificare determinati distretti muscolari. Badate bene, questo è un concetto molto molto importante, ve lo rispiego. Partiamo dal deallenare i distretti che stanno avanti, non partite da aggiungere o cercare di fare di più per i distretti che stanno indietro. Partite dal deallenare i distretti che stanno avanti. Quindi impostate uno splittaggio in cui il distretto, per l'appunto, che sta più avanti viene deallenato, quindi viene toccato a malapena, e a questo punto cercate di allenare con quanta più frequenza possibile i distretti che stanno tendenzialmente indietro. Cosa vuol dire quanta più frequenza possibile? Beh, questo è soggettivo perché dipende dal distretto. Partiamo di nuovo dall'assunto che non dobbiamo mettere in risalto quella che è la frequenza di allenamento, ma dobbiamo prima di tutto mettere in risalto quello che è lo stimolo. Quindi facciamo conto che io ho le gambe indietro, ecco, io effettivamente ho le gambe indietro, quantomeno voglio puntarci molto di più. Quest'anno non sono così indietro, però voglio continuare a puntarci tanto. Ecco, io la prima cosa che faccio è imposto una sessione gambe in cui vado a stimolare per bene le gambe, quindi l'intensità elevata, il volume è il massimo volume recuperabile, quello che mi serve per dare uno stimolo completo al distretto. E se mi seguite sul mio log su Rhino Nation sapete come ho impostato le diverse sessioni di gambe, quindi potete andarci a dare un occhio. Ecco, a questo punto io per esempio in questo off season le ho allenate 2 volte a settimana, avevo una split effettivamente basata sulla settimana in cui facevo una push pull legs, riposo, braccia, gambe. Quindi che cosa voleva dire? Che le gambe le andavo a toccare, il giorno dopo facevo un giorno di riposo per farle recuperare al meglio, poi dopo soltanto 3 giorni, 3 notti le riallenavo. Poi a questo punto c'era la domenica di riposo di nuovo, quindi un giorno di riposo dopo le gambe ancora, e poi dopo 4 giorni le allenavo, quindi le allenavo ogni 3-4 giorni, che è una frequenza in realtà molto spinta. Dopo un po' sono arrivato ad essere cotto, però col fatto che stavo in off season le calorie erano molto molto elevate, ho spinto tanto, siamo arrivati quasi a 6.000 calorie al giorno. Ovviamente le capacità di recupero erano masse, nonostante facessi il cardio con bike, che in realtà in quel contesto mi aiutava anche per il recupero
così come l'ho impostato, e di nuovo su Renonation trovate tutti i dettagli. Quindi grazie a questo le gambe hanno effettivamente risposto molto molto bene. Ora, se vuoi caso, dopo soltanto una settimana o due settimane, vedevo che nella seconda sessione, dopo soli 3 giorni, non recuperavano bene, quindi non riuscivo a migliorare, allora la cosa che avevo fatto è semplicemente posticiparle di un giorno ancora, quindi allenarle invece che dopo 3 giorni, dopo 4 giorni. Quindi per esempio da push pull legs, riposo, braccia, gambe, è una cosa che io adesso ho fatto in fase di preparazione perché sono più stanco, ho meno energie. Quello che ho fatto è inserire un giorno in più, quindi push pull legs, riposo, ho inserito una giornata di spalle con un piccolo richiamo di petto perché anche le spalle stavano un filo indietro, braccia di nuovo e gambe. Quindi ecco che ho inserito una giornata in più, ho spostato tutto di un giorno e a questo punto ho continuato a migliorare e progredire. Questa è la split che sto facendo attualmente, quindi 3 on, una off, 3 on, una off, in cui le gambe vengono allenate ogni 4 giorni, e notate che il back, per esempio, che il mio distretto avanti, viene allenato ogni 8 giorni addirittura, non vado a ritoccarlo nella seconda rotazione, questo perché è un distretto avanti e già con questo piccolo stimolo, nonostante il fatto in cui non vado a massimizzare quelli che sono i progressi, sta avanti, risponde bene, mi sta migliorando, è granitico, è presente sul palco, quindi sono contento di come sta e non devo andare a strafare. Quindi ricapitolando, tra alta frequenza e bassa frequenza abbiamo una superiorità dell'alta frequenza dell'allenamento, che però dobbiamo cercare di dare e dedicare esclusivamente ai distretti che stanno carenti. Vi ho fatto l'esempio delle gambe, che normalmente recuperano ogni 4-5 giorni, quindi non serve spingere troppo la frequenza, però su distretti per esempio come le braccia o le spalle, che sono distretti più piccoli, abbiamo la possibilità di recuperare molto più velocemente, quindi recuperano anche dopo 2-3 giorni. Quindi se avete per esempio le gambe che stanno molto avanti, quindi non avete quel carico sistemico da allenamento ad alta frequenza sulle gambe, le toccate magari una volta ogni 8 giorni per esempio, anche il petto e il back stanno bene, quindi le toccate magari ogni 5 giorni, ecco, sulle braccia e sulle spalle potete spingere veramente tanto e allenarle ogni 3 giorni, addirittura un giorno sì, un giorno no, se sono i distretti che per esempio nel vostro caso sono carenti. Di nuovo, vi basate sul recupero, se vedete che non state recuperando, allora fate un passetto indietro. Io una volta ho provato ad allenare le braccia ogni 2 giorni, i bicipiti recuperavano bene, i tricipiti invece no, quindi ho fatto un passetto indietro sui tricipiti semplicemente. E si tratta di un discorso di trial and error, quindi andare a provare, vedere se recuperano bene, se no diradiamo un pochetto, però per i distretti che stanno tendenzialmente indietro, aumentare la frequenza di allenamento è un vantaggio molto molto importante ed è un po' la chiave, oltre a una forma di esecuzione, quindi rivedere l'esecuzione, aggiustare il volume, la scelta di esercizi eccetera, è una chiave molto importante per massimizzare i vostri progressi. Ricordate, per un corpo proporzionato serve un allenamento non proporzionato, e questa è una regola che però, attenzione, vale per l'intermedio ed avanzato, non per il neofita o per l'intermedio, che devono mettere ancora tanta massa muscolare. Ragazzi, anche per oggi è tutto, qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere e noi ci vediamo nel prossimo video.